Prende la parola la professoressa Elisabetta Montanaro, ordinario di economia degli intermediari finanziari nel Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici, che terrà la prolusione dal titolo L'Unione Bancaria, più Europa dopo la crisi finanziaria? Magnifico Rettore, autorità, colleghi e studenti, tecnici amministrativi, signore e signori, è per me un grande onore tenere la prolusione per l'inaugurazione del 773° anno accademico del nostro Ateneo. La mia prolusione si intitola L'Unione Bancaria più Europa dopo la crisi finanziaria. La crisi finanziaria globale, iniziata nel 2007 negli Stati Uniti, è divenuta rapidamente la crisi finanziaria dell'Europa. In Europa, molto più che negli Stati Uniti da cui era partita, la crisi ha avuto effetti drammatici in termini non solo di recessione economica, di aumento della disoccupazione e delle disuguaglianze, ma anche e soprattutto di una diffusa e crescente disaffezione nei confronti di quel comune sentire, di quell'acquis comunitario che doveva costituire il fondamento della costruzione europea. La crisi dura in Europa ormai da 6 anni. I fattori che l'hanno generata e alimentata sono in larga misura riconducibili all'inadeguatezza del modello regolamentare costruito a livello internazionale per il governo della globalizzazione delle banche e della finanza. Nel dibattito recente sul governo delle banche globali, agli sperati vantaggi dell'integrazione finanziaria si contrappone la difficoltà di definire regole comunemente accettate per la prevenzione e la gestione delle crisi e per la ripartizione dei relativi costi. Questo problema irrisolto genera sfiducia reciproca fra vigilanti e regolatori dei diversi paesi, che condividono con i rispettivi governi la necessità di rispondere in primo luogo ai propri cittadini e elettori. Riforme del modello regolamentare o deglobalizzazione? Questo è l'interrogativo che oggi si pone a livello internazionale. All'interno dell'Europa questo interrogativo si ripresenta, ma coniugato in termini più radicali. L'unificazione monetaria può sopravvivere alle tensioni generate dalla simmetria fra dimensione nazionale nella prevenzione e gestione delle crisi e dimensione sistemica che tali crisi possono assumere? L'esperienza della crisi recente ha reso palese che l'architettura istituzionale su cui poggiava la moneta unica non era attrezzata a far fronte ai fattori di fragilità derivanti dall'integrazione finanziaria associata con il permanere di ampie divergenze strutturali fra i paesi dell'Eurozona. Le debolezze istituzionali di una moneta senza Stato sono emerse con chiarezza al consolidarsi della crisi. Fin dalla costruzione dell'Unione monetaria era chiaro che nonostante il trasferimento delle politiche monetarie al sistema europeo delle banche centrali, l'Europa sarebbe sempre stata caratterizzata da un insieme di stati nazionali con diverse caratteristiche economiche, sociali, culturali e politiche, e che in questa realtà non sarebbe stato possibile adottare semplicemente il modello proprio di uno Stato federale. Come lucidamente riconobbe Jacques Delors, sarebbe stato pertanto necessario elaborare un approccio peculiare e innovativo. L'unificazione monetaria fu invece costruita su un compromesso che intendeva conciliare la tutela delle sovranità nazionali nelle politiche economiche e fiscali con la rinuncia dei singoli Stati membri alla libertà di manovra nel cambio, largamente utilizzata in passato per correggere gli squilibri derivanti dai divari di competitività. Il permanente rifiuto di dotare il bilancio dell'Unione di risorse adeguate per la condivisione dei rischi fiscali lasciava tuttavia ai singoli Paesi gli oneri dell'aggiustamento a situazioni di crisi specifiche.
Fino dagli anni 70, quando prese avvio la progettazione dell'euro, era ben chiara la preoccupazione che, in assenza di una qualche forma di accentramento degli stabilizzatori fiscali, la perdita di flessibilità delle politiche economiche nazionali avrebbe potuto comportare una asimmetrica ripartizione dei costi e dei benefici della moneta unica, penalizzando con una sistematica sopravvalutazione del cambio i paesi a bassa competitività, quelli del sud dell'Europa. Gli ammonimenti a non sottovalutare i rischi del venir meno della coesione politica, derivanti dal divergente impatto dell'unificazione sui diversi paesi dell'Eurozona, rimasero tuttavia inascoltati. L'impianto istituzionale definito dal Trattato di Maastricht fu invece condizionato da una preoccupazione opposta: evitare l'azzardo morale derivante dalla virtuale scomparsa del rischio paese sotto l'ombrello della moneta unica. Le regole di convergenza delle politiche economiche nazionali furono quindi definite principalmente mediante i limiti all'indisciplina fiscale dei paesi appartenenti all'area. La clausola di non salvataggio, introdotta nel 1997 con il patto di stabilità e crescita, avrebbe dovuto rafforzare le regole del trattato. La disciplina di mercato, sanzionando i paesi devianti, avrebbe favorito spontaneamente la convergenza. Già in quegli anni un ampio dibattito teorico aveva chiaramente messo in discussione l'ipotesi che meccanismi di mercato, flessibilità dei salari e dei redditi, mobilità dei movimenti di capitale, potessero funzionare in Europa come correttivi degli squilibri strutturali fra paesi e degli shock asimmetrici ad essi potenzialmente associati. L'impostazione che invece prevalse nel disegno istituzionale dell'euro fu che le politiche fiscali nazionali, la disciplina dei vincoli di convergenza e soprattutto l'integrazione finanziaria avrebbero consentito una spontanea correzione degli squilibri. In linea con l'idea prevalente in quegli anni, l'apertura all'ingresso di banche estere e l'allargamento del mercato dei capitali avrebbero dovuto promuovere un aumento dell'efficienza dei sistemi bancari nazionali, disciplinare le politiche macroeconomiche e creare le condizioni per una maggiore competitività e migliori strutture di governance delle imprese, specie nei paesi meno avanzati. L'unificazione monetaria fu considerata come un traguardo necessario per completare il disegno del mercato unico europeo, avviato nel 1990 con la liberalizzazione dei movimenti di capitale. La moneta unica doveva favorire l'integrazione bancaria, di cui la seconda direttiva dell'89 aveva già definito le coordinate regolamentari, attraverso i principi dell'autorizzazione unica, del controllo di solvibilità affidata ai paesi d'origine e del mutuo riconoscimento delle legislazioni nazionali armonizzate. Tuttavia, l'approccio dei regolatori di Maastricht ai problemi di stabilità finanziaria che sarebbero derivati dall'integrazione bancaria fu largamente condizionato, da un lato, dall'adesione alla tradizionale ortodossia monetaria ispirata al modello della Bundesbank e dall'altro dall'esigenza di preservare la sovranità nazionale in una materia politicamente sensibile come il controllo delle banche. Anche per questo profilo cruciale del disegno istituzionale, l'analisi teorica ne aveva chiaramente messo in luce i pericoli. Gli insegnamenti delle crisi finanziarie che l'Europa aveva vissuto proprio all'inizio degli anni 90 furono largamente sottovalutati. Il rischio di shock finanziari derivanti dai cicli di espansione e frenata dei prezzi degli attivi, in specie di quelli immobiliari, non è emerso oggi con la crisi dell'Irlanda e della Spagna, è invece un déjà vu, come ci ricorda l'esperienza della Finlandia degli anni 91-92. In un sistema bancario integrato, anche le conseguenze di crisi specifiche, come furono ad esempio nel 93,
quella dei banchi meridionali in Italia e del Crédit Lyonnais in Francia, ben difficilmente avrebbero potuto essere contenute entro i confini nazionali. Tali episodi derivarono sicuramente da cattiva amministrazione, ma anche da pratiche di vigilanza compiacenti e dominate dagli interessi nazionali. Anch'essi avrebbero dovuto servire da ammonimento nella definizione dell'assetto istituzionale dell'Unione Monetaria. In realtà, nonostante il Trattato prevedesse la possibilità di centralizzare le funzioni di vigilanza, assegnandole alla Banca Centrale Europea, tale previsione fu intesa solo come un'ipotesi possibile, contemplata forse più per tener conto dell'opinione di alcuni autorevoli esponenti della nuova istituzione, come Tommaso Padoa-Schioppa, che come il modello istituzionale di riferimento. La responsabilità della prevenzione e della gestione delle crisi rimase quindi saldamente affidata alle autorità nazionali. Le ampie discrezionalità lasciate ai vari paesi della regolamentazione bancaria europea consentirono forti divergenze all'interno dell'Unione negli stili di vigilanza e nei metodi di gestione delle crisi. Tali divergenze furono spesso ispirate non tanto dalle specificità delle strutture bancarie locali, quanto soprattutto per promuovere la capacità competitiva dei campioni nazionali all'interno del mercato europeo. In sintonia con l'evoluzione verificatasi a livello globale, dalla fine degli anni 90 il sistema finanziario europeo si è radicalmente trasformato, assumendo una fisionomia molto diversa rispetto all'epoca del Trattato di Maastricht. Nella simmetria fra assetto istituzionale e caratteristiche strutturali del mercato unico europeo erano insiti gli squilibri che sarebbero emersi con la crisi finanziaria. Fra il 1997 e il 2006 il peso degli attivi verso residenti in paesi europei al di fuori di quello di origine delle 15 maggiori banche paneuropee crebbe in media dall'11 al 25%. Per alcune di esse, come l'italiana Unicredito, la spagnola Santander, la tedesca Deutsche Bank, tale quota era nel 2006 prossima al 50% o superiore. Nei paesi dell'Europa dell'Est, la quota intermediata da sussidiarie di banche estere era in media superiore al 70% del totale nazionale, con valori intorno al 90% per Estonia, Latvia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca. È legittimo parlare per questi paesi di una vera e propria scomparsa di sistemi bancari realmente nazionali. L'obiettivo della massimizzazione del profitto per gli azionisti fu perseguito dalle banche attraverso la crescita dell'intermediazione, finanziata in larga misura con l'aumento delle passività a breve sui mercati interbancari all'ingrosso. I rischi sistemici di liquidità derivanti dallo squilibrio di scadenze nei bilanci bancari non furono giudicati meritevoli di intervento dalle autorità di vigilanza. Ingenti trasferimenti di capitale si attivarono in tal modo dai paesi in surplus ai paesi in deficit delle partite correnti, consentendo a questi ultimi, Irlanda, Spagna e Grecia soprattutto, di finanziare la crescita dei consumi e degli investimenti, specie in immobili, mediante il credito abbondante e a buon mercato offerto dalle banche. La corsa alla crescita internazionale delle maggiori banche europee fu in larga misura associata con la progressiva convergenza verso il basso dei tassi di interesse sui titoli di debito pubblici e privati dei paesi periferici, per effetto della virtuale scomparsa del rischio paese nelle valutazioni degli investitori. In realtà, come si vede, i mercati facilmente sbagliano, dato che non si è mai realizzata una reale convergenza fra i paesi dell'area e che le stesse regole di Maastricht non potevano essere giudicate credibili, viste le violazioni autorizzate a paesi dotati di sufficiente forza politica, come fu per la Germania e la Francia nel 2005.
I debitori dei paesi periferici furono così in grado di finanziarsi a tassi di interesse reali anche inferiori a quelli tradizionalmente molto bassi della Germania, spesso a tassi reali negativi, grazie soprattutto all'ingente afflusso di capitali intermediati dalle banche internazionali. Una macroscopica sottovalutazione del rischio alimentò una spirale perversa fra crescita dell'indebitamento e crescita delle dimensioni delle banche. Come previsto dall'ipotesi di instabilità finanziaria di Minsky, tale spirale era destinata a degenerare in crisi finanziaria quando le aspettative sulle condizioni di solvibilità dei debitori, anche solo di quelli marginali, fossero state smentite, generando una crescente sfiducia nella solvibilità delle banche e quindi colpendole nel punto più sensibile e più fragile, ossia la capacità di rinnovare costantemente i propri debiti a condizioni compatibili con la redditività degli attivi. Contrariamente a quanto temuto nella definizione dei vincoli di Maastricht, l'unificazione monetaria non generò, neppure nei paesi periferici dell'Unione, se si esclude la Grecia, un incentivo all'indisciplina fiscale. Il debito pubblico in percentuale del PIL dell'euroarea, pari al 72% nel 90, era sceso al 66,6% nel 2007. L'Italia, ad esempio, registra in quegli anni una flessione dal 114 al 104%, la Spagna dal 62,3% al 36,1%. L'aumento del debito sovrano inizia in realtà solo nel 2009, per effetto sia dei salvataggi pubblici delle banche, sia del consolidarsi della recessione. L'indisciplina caratterizzò invece i comportamenti delle banche come creditori e debitori e contribuì molto a creare le condizioni da cui ebbe origine la crisi. L'errore di focalizzare l'attenzione sulla sostenibilità delle finanze pubbliche, dimenticando quella di altri settori del sistema economico, è un importante insegnamento della crisi recente. Come la storia delle crisi finanziarie del passato ha dimostrato, esiste una stretta associazione fra crisi bancarie e crisi del debito sovrano, amplificate da meccanismi di reciproca interazione. In termini stilizzati, il processo si svolge in questo modo. Le banche, eccessivamente indebitate e a rischio di insolvenza per effetto di perdite sugli attivi, trasferiscono i loro debiti al sovrano. Il sovrano, divenuto eccessivamente indebitato a causa sia dei salvataggi delle banche, sia dell'instaurarsi di una dinamica inversa fra spesa per interessi sul debito e tasso di crescita del PIL, trasferisce il proprio debito sui cittadini attraverso un maggior prelievo fiscale e minori spese per gli ammortizzatori sociali. Il processo si riavvita, amplificato dal consolidarsi della recessione. La crisi dell'area euro non si discosta da questo schema. Inizia nella seconda metà del 2008 con i salvataggi pubblici delle banche irlandesi e si intensifica con la crisi della Grecia nel 2010. Il contagio colpisce dal 2008 anche paesi come l'Italia, che pure non ha mai avuto una vera crisi bancaria. Il canale di trasmissione opera attraverso gli spostamenti nella composizione dei portafogli dei grandi investitori e delle banche multinazionali, che inizia da quando essi cominciano a percepire che i titoli pubblici dei diversi paesi dell'Unione non sono tutti analogamente attivi privi di rischio, e che il debito della Germania è meno rischioso di quello dell'Italia, nonostante le fragilità del sistema finanziario tedesco non siano certo inferiori a quelle dell'Italia. Gli interventi pubblici nei salvataggi bancari, che costarono all'Europa fra il 2008 e il 2011 quasi 2 trilioni di euro, pari al 13% del PIL, crearono un legame tangibile fra vulnerabilità del settore finanziario e finanze pubbliche e contribuirono a ricordare ai mercati il rapporto di mutua dipendenza che da sempre lega le banche agli Stati. La stretta associazione tra costo del debito bancario
e costo del debito sovrano dà la misura empirica di questo legame. Al di là dell'impegno della Banca Centrale Europea a fornire liquidità anche con operazioni non convenzionali, non ci fu, fino alla recente proposta dell'Unione Bancaria, una risposta europea alla crisi finanziaria. I governi europei non abbandonarono la tradizionale posizione secondo la quale non esistono contribuenti europei, ma solo contribuenti nazionali. Il problema della stabilizzazione dei sistemi finanziari europei e dell'area euro in particolare doveva quindi essere risolto dai cittadini contribuenti del singolo paese, non dalla fiscalità generale. Anche i cosiddetti fondi salva stati, il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, istituito come strumento temporaneo nel 2010, e il successivo Meccanismo Europeo di Stabilità, creato invece come struttura permanente nel 2012, intendevano solo mitigare temporaneamente i problemi del debito dei paesi dell'area euro in difficoltà e al tempo stesso limitare le perdite dei creditori. La palese dimostrazione del prevalere degli interessi nazionali anche nelle fasi più gravi della crisi si ha con il salvataggio della Grecia, le cui condizioni furono decise non tanto in base alla loro sostenibilità per l'economia e la società greca, quanto principalmente per tutelare i bilanci delle maggiori banche dell'area euro esposte in misura consistente verso il governo greco. L'analisi a posteriori, franca, anche se tardiva, fatta dal Fondo Monetario Internazionale, lo conferma esplicitamente. Quando la sopravvivenza dell'euro è messa in dubbio dall'aggravarsi della crisi del debito sovrano, la contrapposizione fra i paesi creditori e debitori, ossia con squilibri opposti nell'esposizione lorda sull'estero, assume la connotazione di un conflitto fra due diverse visioni dell'Europa. Una, quella dei paesi creditori, considera il rigido rispetto delle regole da parte di tutti i paesi membri la condizione necessaria per il funzionamento dell'unione monetaria. L'altra, quella dei paesi debitori, vede nella solidarietà fiscale la necessaria compensazione per i sacrifici derivanti dalla rinuncia alla sovranità nella manovra del cambio. La difficoltà di conciliare questo conflitto ha condizionato la tempestività e l'efficienza delle misure adottate per reagire alla crisi, aggravandone le conseguenze. Alla nazionalizzazione delle risposte politiche ha fatto seguito una crescente rinazionalizzazione finanziaria, palese nell'ampliarsi delle divergenze fra i rendimenti dei titoli sovrani dei paesi forti e dei paesi periferici, nella crescente frammentazione del mercato monetario e nel razionamento dell'offerta di credito alle banche dei paesi con livelli di indebitamento pubblico e privato giudicati non sostenibili. Il premio per il rischio corrisposto dai debitori delle banche di diversi paesi non è più legato al merito creditizio specifico, ma riflette fattori di rischio sistemico del luogo di residenza. Questo significa che non esiste più un autentico mercato dei capitali e che gli effetti della politica monetaria unica si trasmettono in modo diverso sul costo e sulla disponibilità di credito per le imprese dei diversi Stati membri dell'Unione. L'Europa e l'area euro in particolare stanno quindi assistendo ad un processo di deintegrazione finanziaria, per molti versi analogo a quello che la crisi finanziaria ha generato in tutto il mondo, in assenza di un organismo sovranazionale in grado di gestire i dissesti delle imprese finanziarie di dimensione sistemica. Il progetto di unione bancaria, annunciato nel vertice dell'Eurogruppo il 29 giugno 2012, nella fase più acuta della crisi, si fonda sul postulato che l'integrazione bancaria europea debba essere ripristinata e potenziata. In vista di tale obiettivo, il parziale trasferimento a livello europeo delle responsabilità e delle prerogative nazionali sugli strumenti di tutela della stabilità finanziaria costituisce il prezzo da pagare. La decisione di costruire un'unione bancaria europea aveva due obiettivi principali: con carattere d'urgenza
quello di spezzare il circolo vizioso fra banche e debito sovrano per la salvaguardia dell'euro. In una prospettiva di più lungo termine, quello di rinforzare l'assetto istituzionale a presidio della stabilità finanziaria. L'unione bancaria nel progetto originario dovrebbe pertanto comporsi di 4 pilastri fra loro strettamente connessi e complementari. La piena armonizzazione delle regole prudenziali e dei regimi di risoluzione delle crisi. L'accentramento della vigilanza bancaria affidato alla responsabilità ultima della Banca Centrale Europea. Un'unica autorità di risoluzione delle crisi, un sistema comune di assicurazione dei depositi. Il primo pilastro dovrebbe interessare tutti i paesi dell'Unione Europea, gli altri tre i paesi dell'area euro e tutti i paesi non euro che ne intendessero aderire alle stesse condizioni. L'armonizzazione delle regole prudenziali dovrebbe servire a garantire che i requisiti di solvibilità e di liquidità fossero indipendenti dalla nazionalità delle banche. L'armonizzazione dei regimi di gestione delle crisi dovrebbe garantire che una banca in serie difficoltà finanziarie sia ristrutturata o liquidata secondo criteri comuni e che i costi delle crisi siano allocati in modo omogeneo fra i diversi soggetti privati, banche, azionisti e creditori non assicurati e non in funzione della solidità fiscale dei singoli paesi. La riforma della regolamentazione prudenziale è almeno formalmente in larga parte completata, a seguito della definitiva approvazione della versione europea di Basilea III, integrata dagli standard tecnici che sta emanando l'autorità bancaria europea. In realtà, le caratteristiche stesse della regolamentazione di Basilea rendono impossibile una piena armonizzazione, sia per gli stretti collegamenti con normative che restano non armonizzate, come le norme sul diritto societario e le norme contabili, sia per le notevoli discrezionalità che tali regole lasciano alle autorità nazionali. Basti pensare che ancora oggi non esiste in Europa una definizione comune di capitale bancario, ossia di quella grandezza che costituisce la base stessa della regolamentazione prudenziale. Per quanto concerne invece l'armonizzazione del regime di risoluzione, una direttiva è stata già concordata dal Consiglio dell'Unione ed è ora all'esame del Parlamento. Anch'essa lascia tuttavia ampi margini di flessibilità alle normative nazionali, in particolare nell'applicazione delle regole da cui dipende la distribuzione delle perdite fra le varie categorie di creditori di una banca in crisi. Permane il rischio che le scelte in concrete adottate nella risoluzione di banche paneuropee continuino a riflettere gli interessi contrapposti fra paese di origine e paesi ospiti, il che significa in pratica la propensione a minimizzare le perdite a carico dei creditori quando essi siano prevalentemente nazionali e viceversa nell'ipotesi in cui essi siano invece residenti all'estero. Degli altri tre pilastri dell'Unione bancaria che coinvolgono specificamente i paesi dell'area euro, solo la vigilanza unica è compiutamente definita in termini regolamentari. L'accentramento della vigilanza bancaria costituisce per molti versi un importante progresso del disegno istituzionale dell'Unione economica e monetaria. L'indipendenza del nuovo supervisore unico rispetto ai governi e ai sistemi bancari nazionali dovrebbe ridurre il rischio che gli interessi nazionali prevalgano su quelli della stabilità finanziaria dell'area euro. Regole comuni di vigilanza dovrebbero accrescere la fiducia fra supervisori e fra banche, ponendo fine alla frammentazione del sistema finanziario europeo. Tuttavia, gli sperati vantaggi della vigilanza unica rischiano di essere vanificati in assenza degli altri due pilastri dell'Unione bancaria, necessari per assicurare che le banche in crisi siano risolte secondo criteri indipendenti dagli interessi specifici del paese di origine e che tutti i depositanti dell'area euro siano garantiti allo stesso modo, quale che sia il loro luogo di residenza. Il sistema comune di assicurazione dei depositi
è invece stato rinviato ad un futuro lontano e incerto, se non definitivamente accantonato. Per il meccanismo unico di risoluzione delle crisi esiste per ora solo una proposta della Commissione europea del luglio scorso. Nella proposta si riconosce che nell'area euro la vigilanza e la risoluzione delle crisi debbano essere esercitate allo stesso livello accentrato, con un'unica autorità e un unico fondo di risoluzione, costituito con risorse apportate dalle banche con sede legale nei Paesi membri. I tempi e le possibilità di approvazione della proposta appaiono tuttavia largamente condizionati dall'opposizione di Francia e Germania a trasferire prerogative nazionali ad un organismo europeo. La Germania, in particolare, condiziona esplicitamente l'istituzione di un'unica autorità europea di risoluzione ad una improbabile futura modifica dei trattati. In assenza di accordo politico è ancora non legalmente definito l'impegno che il meccanismo unico di stabilità possa ricapitalizzare direttamente le banche di rilevanza sistemica sottoposte alla vigilanza unica, lasciando indenni i bilanci pubblici dei paesi fiscalmente deboli, impegno che pure era stato pubblicamente assunto soprattutto per tranquillizzare i mercati. Come è avvenuto a livello internazionale, anche la costruzione europea sembra ancora oggi confidare che la regolamentazione e la vigilanza siano strumenti sufficienti per minimizzare i rischi di instabilità finanziaria, rinviando a futuri difficili compromessi politici la soluzione di quello che è il problema di fondo, ossia come gestire e ripartire i costi delle crisi delle banche cross-border. Tenuto conto che la dimensione di molte di queste banche è addirittura superiore al PIL dei rispettivi paesi, appare improbabile che, in caso di crisi di una di esse, le risorse private siano sufficienti a coprire i relativi costi. La promessa che mai più il denaro dei contribuenti sarà utilizzato per i salvataggi bancari, ribadita più volte all'avvio del progetto dell'Unione bancaria, non appare credibile. In assenza di una comune rete di sicurezza, garantita da comuni risorse private e fiscali, non è neppure credibile che la vigilanza unica e regole prudenziali armonizzate possano essere sufficienti a mitigare la spirale perversa fra banche deboli e paesi deboli. In periodi di crisi, la garanzia di cui godono i depositanti di paesi fiscalmente deboli è minore rispetto ai depositanti dei paesi più forti, perché il merito creditizio del singolo Stato condiziona la disponibilità di risorse che possono rivelarsi necessarie se i fondi di garanzia costituiti dalle banche fossero insufficienti. Analogamente, l'aliquota di perdite che può gravare sui creditori non assicurati dipende dai modi in cui la risoluzione è gestita, che possono salvaguardare i creditori in misura diversa in funzione delle risorse fiscali utilizzabili da ciascun Paese. Mi avvio quindi alla conclusione. È difficile allora pensare, alla luce di quanto si è detto, che la Banca Centrale Europea, che è anche responsabile della politica monetaria, possa svolgere rigorosamente il proprio ruolo di certificatore della qualità delle banche, se non sia certa che un'eventuale mancata certificazione non comporti fenomeni di contagio con la fuga dei creditori verso i porti più sicuri delle banche considerate più solide solo perché più solidi sono i rispettivi paesi. In assenza di un meccanismo europeo di risoluzione, i condizionamenti derivanti dai rischi finanziari e fiscali potrebbero compromettere la stessa reputazione della Banca Centrale Europea. L'unione bancaria è sicuramente un progetto ambizioso, tuttavia esso nasce gravemente incompiuto. Se tale dovesse restare, l'Europa avrebbe perso forse l'ultima opportunità di rendere sostenibile l'unificazione monetaria. Grazie.